benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e colpo di scena, oggi ci si lava. Per gli altri giorni della settimana non è prevista questa opzione. Scherzo, però ho visto varie persone fare questi video dove lavano il proprio cane. Ma parliamoci chiaro, la maggior parte delle persone appunto non è che lava dei cani. Cioè lavano sì dei cani, sono un po' tagliatopo. E io qui non ho un cane. Ho tipo un My Little Pony, quella cosa lì che sta correndo avanti e indietro. Ah, la cosa complicata è il fatto che la Tosca palesemente mi odia quanto io odio lei, o forse anche un po' di più. E quindi dovremo vedere quante volte mi morderà, se soprattutto si lascerà lavare. Soprattutto perché lei è abituata a mani molto delicate, ossia quelle della toilettatura. Però comincio a sapere un po' da puzzina e io vorrei tanto fare questo video dove provo a lavare il cane. Quindi Tosca, sei pronta? Dammi la zampa. No, mordermi già. Non abbiamo ancora cominciato a lavarti. Ok, la prima cosa da fare è trasferirsi in un giardino adibito a questa... adibito a questa cosa. E un aiuto. Sì, siamo qui nel mio giardino. Fai le presenze. No, era un gatto. E abbiamo qua la nostra vittima del giorno, che sta già saltellando convinta che farà le feste in Lei giochi. Non ha ancora capito. Lei odia lavarsi. Ah, se non l'avete capito, lei è la mia sorella segreta. Con questa faccia questa faccia un po' stucca. Perché tanto so che andrà a finire male questo video, per cui non mi sono neanche truccata. Ok, Toscolata, sei pronta a emozionarti? A lavarti finalmente, che sei spuzzolosa. Mm. Un po' puzzolante. Sì. Allora, io cosa abbiamo comprato per questa occasione? Questo sembra un gigantesco spazzolino da denti. Ne ha bisogno lei. Delle salviettine. Ma perché devi mangiare tutto? Oh, che peso sto cane. Delle salviettine e panni asciutti. Ah, le shampoo. Profumo lavanda. E poi abbiamo qua dei Pure Chicken Bonus. Cioè, così così, le fame pure a me. Ah, l'acqua ce l'abbiamo. Sì, abbiamo una canna del gas. Ah, sei pronta a morire, Tosca, eh? Secondo me, prima di tutto, dobbiamo toglierle il collare. Il collarello? Perché sennò qua, cioè, non si può. Na 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 na. No. No, che ignorantassa. Vieni qua. Tra l'altro quel collarino costava un sacco di soldi. Sì, aspetta, vado a riprenderlo. Allora, la queta sta arrivé? Un attimo. La Tosca non sa purtroppo i comandi base. Non è vero. Dai, vediamo. Seduta. Tosca, seduta. Seduta. Zampa. Fai un salto in su. Dai un bacio a chi vuoi tu. Sì, ma non la pata flower. Ma sai, vero che la Giulia si arrabbierà molto quando vedrà questa situazione? Perfetto! Sta burlata! Ma forse prima dobbiamo ingannarla. Forse... tu ti distrai e mangi, come la spa. Com'è la spa? Seduta, senti? Che non come sguarate, va. Ma dagliela in mano, ma che schifo, non questa schifezza. No! No! Oh Maria! Oh mamma! Ma perché non vuoi la queta? Vieni qua. Allora dammi a me questa e tu dagli la magnarina. Io sto qua, mi lavo adesso. Dammi, dagli non la... in testa, non in testa. Ma dov'è che è l'accensione? C'è lo start e stop. Oh merda. Allora vieni. Toschi, vieni. Dai, tanto sconvoltina, eh. Non ce la faremo mai. Secondo me questo video sarà un fallimento. Un flop. Che bella cagnolina. Oh merda, sto qua, mi lavo. Vieni Tosca, dai, stiamo lavando. Vieni Tosca, vieni. Oh, guarda come arriva. Oh, mamma, andiamo a fare un giretto. Andiamo a fare un girettino. Sì. Mentre Gloria lo tiene la toscolotta lì, io prendo la spazzoletta con un po' di saponino e glielo spalmo. Beh, ma l'hai messo il sapone? Sì. Ma che roba. Vedi com'è felice. Wow. Com'è emozionata. Brava cagnolina. Oh, che cagnolina golosa. Brava. C'erano delle istruzioni in questo saponino. Ma che ne so io. C'è scritto di prendere anche il balsamo, ma non l'ho trovato. Ma adesso non sarà idratata. Ma magari nello stesso senso. Boh, come si lavano i cani?
Fammi leggere qui. Bagnare interamente l'animale con acqua tiepida, versare il prodotto in più punti, frizionare bene il pelo dell'animale e risciacquare. Se necessario ripetere l'operazione. Comunque sta venendo fuori dalla roba nera, dalla tosca. È tutto un po' marron, guarda. Anche sulle zampe. Che vomito! Come ti senti, Toschi? Rigenerato. Beh, la coda in mezzo alle gambe, secondo me, non è la più contenta della terra. Sì, vabbè, ma non è che sto cane può puzzare per tutta la sua vita, scusa. Mangia uno snack, dai. Dagli una papina, non vuole la papina. No. 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 Non ha niente papina. Dai, mangia, Tosca. Però, cioè, non sto neanche ringhiando, per cui dai, potrebbe andare. Cioè, avrebbe già potuto mangiare volendo. Dai, mangia. Mangia. Mangia la papi. Brava. Che buona. Che buona questa papona. Mamma. Tu mangia che intanto ti lavo un pochino. Anche qua, sotto le tette. Oh, guarda che bel cagnolone. Ma sei emozionato, Tuscolini? Vorrebbe ammazzarci. Ti sembra di stare da Federico Fashion Style? No, lui ti farebbe l'extension. Oh, il salon de beauté. Ci sta odiando in tutte le lingue. Vabbè. Oh, mi si sta proprio sconfinando addosso. No, vabbè, si vuole sedere. È in silenzio perché sta studiando bene la situazione. Come ucciderci? Tra l'altro le mani piene di peli, ma che schifo. Dopo la cerchiamo che googla come uccidere la mia famiglia. Secondo me domani ha la febbre 40. Questo weekend non potrei neanche andare a ballare con i tuoi amici cagnetti. Mamma, che da schifo che sa quella roba che sta mangiando. Ci credo che poi sto cane puzza come i sette inferni. Bevi un po' di acqua, Toschi. Bevi? No, non la sta proprio prendendo bene. No, non è emozionata lei. Ti pensavo più contenta. Io pensavo che serve tanto divertita. Invece è una tortura. Porca bacchetta! No! Okay. Vai. Vai. Devi shakerare adesso, Tosca. Fai il primo asciugamento, vai. Forse ci serve la canzone adatta. Devi torcare un po', Tosca. Twerca un pochino, te prego, amore del corazzo. Twerca un pochino. Ah no. Ah no, voleva mangiare questo. E adesso? E adesso si asciuga la bestia, no? Ah! Ecco, lo sapevo. Proprio addosso al muro. Tosca. No, ehi, bastardo. L'ha fatta. La Tosca ha ben pensato di strusciarsi nel zerbino. È arrivato il momento del fondo. Gianmarco, c'è l'acqua. Aiuto, non voglio saltare in aria. Io sono scalza sopra la pozzanghera. Oh! Tosca funziona, guarda. Come ci si sente al salone delle meraviglie dei Zagas. Ma dove va? Ma non sedertila. No. Ma perché si mette per terra? Mani in alto, questa è una rapina. Vieni. Vieni. Ma bravo, senti come ha preso bene. Vedi, aveva tanto freddo la povera cagnolina. Eccola. Ah! Oh. E ti telefono casa. Brava. Ma allora se volevi un asciugamano dall'inizio potevi anche dircelo. Cioè, la parola asciugamano. Mi dà tutti i bacini, vuol dire che è contenta. Ah. Me. È il momento più bello di tutto. Porca vacca, li faccio cadere tutti questi telefoni. Una ragazza in déshabillé. Come ci si salta, Tosca? Vorresti un altro bagnetto? Quando vuoi lo rifacciamo. Sicuramente. Questo asciugamanotto qua, poi lo buttiamo a fuoco, va bene? Adesso test odorello. Sì, come primo. Adesso sai, da puzza più lavanda. Non limonarmi, non baciarmi, non siamo arrivati ancora a questo punto della nostra relazione. Chi se ne frega del tuo collare che secondo me costava tipo 400 euro? Ora ne hai uno in carta. Costa 1,50 euro. Guarda. Aia, mi ha bruciato. Ti è? No, in testa, guarda. Oh, come ti dona, ne? Una vera principessa. Aspetta, mettiti in posa. Facci vedere come sta. Vai, vai a giocare. Vai a giocare.
Vai, verso nuovi orizzonti, guarda, siamo uguali adesso. E questo è tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto ridere. Tu scolotta, sei contenta di essere stata la ve? Sì, vabbè. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15, di sabato alle 10.30, di tutto il giovedì, ma questo non lo sa nessuno. E vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!